chiederle se ha qualche ricordo riguardo a suo fratello, proprio personale, magari sulla sua vita, sulla vostra vita. In particolare il ricordo di Peppino, possiamo dire quasi medico, è diciamo un Peppino stanziato, un Peppino delle gite a mare, in montagna, dove con gli amici lui riusciva a trovare momenti di intimità, di solidarietà. E poi l'altro ricordo molto bello, molto forte, molto intenso, è proprio di Peppino che gioca con i bambini. Che c'è qualche foto infatti dove si vede che c'è il palloncino e poi si improvvisa anche sputafuoco con le cinque cose da vedere. E lì quello è un ricordo molto bello perché è un ricordo di un Peppino dolce, di un Peppino che intrattiene tutti quei bambini attorno a lui, è una cosa molto bella, ecco, questi sono i ricordi di Peppino. Da quando lei ha iniziato a lottare con sua madre in seguito alla morte di Peppino, c'è stato un cambiamento nella mentalità degli abitanti delle terre siciliane a Cinzia? Io le posso dire che il cambiamento c'è stato però proprio nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 anni, da 2 anni a questa parte, per tutta una serie di motivi. Cioè noi quando abbiamo iniziato quella battaglia difficile lì proprio al Cinisi, eravamo isolati per tanti motivi, la gente aveva paura, è rimasta molto scioccata di questo fatto, poi ancora la cultura dominante era quella mafiosa. Allora abbiamo avuto un impatto negativo quando la realtà locale, però poi siamo andati avanti col tempo grazie alla nostra presenza, al nostro impegno che abbiamo portato avanti in tutti questi anni, da processi, la commissione antimafia, il film, Casa Memoria che abbiamo tenuto costantemente aperta, che è la nostra casa, e oggi addirittura l'acquisizione di Casa Parlamento, che è la casa del posto, la famosa casa che si trova a 100 passi da casa nostra, è stata affidata alla nostra associazione. Tutte queste cose, oggi il casolare, dove abbiamo fatto la protesta sul casolare, il luogo dove è stato ucciso Peppino, che addirittura viene rilevato dalla regione Sicilia, ripeto, tutti questi obiettivi che noi abbiamo raggiunto con credenza, noi siamo riusciti a legarci alla nostra realtà e qualcosa di positivo è cambiato. Oggi la gente è meno condizionata, è più libera, noi abbiamo avuto la possibilità di rimuovere le coscienze proprio sul problema. Cioè, c'è stato un preciso momento in cui avete iniziato a lottare, oppure soprattutto dopo i 23 anni quando è stato riconosciuto come vittima della mafia c'è stato un cambiamento? Lei parla dopo che è stato ucciso Peppino? Sì, dopo che è stato ucciso. Dopo che è stato ucciso Peppino, noi subito. Già prima lottavamo, ma dopo, successivamente, immediatamente abbiamo fatto quella scelta importante di buttare fuori di casa i nostri parenti mafiosi, abbiamo presentato l'esposto di denuncia alla Procura della Repubblica di Palermo e siamo andati avanti. Che cos'era Radio Out? Allora, Radio Out, diciamo, è stata la continuità del circolo musica e cristiana. E Radio Out nasce dall'intuito di Peppino di avviare un rapporto di comunicazione con il territorio. E a Cinisi ha svolto un ruolo importante quella radio, un ruolo di controinformazione, un ruolo di denuncia, perché da quella radio chiaramente Peppino è riuscito veramente a mettere in evidenza, a bloccare alcuni grossi progetti di speculazione con la sua denuncia e a mettere in evidenza i rapporti fra un potere politico legato con l'uso della mafia. Poi all'interno di quella radio Peppino ha scoperto un'arma micidiale che è l'ironia, dove quell'arma micidiale ha fatto arrabbiare i mafiosi. Cioè la radio in quel luogo, in quel territorio, rappresentava veramente qualcosa di alternativo che sicuramente avrebbe sconfitto la mafia, perché stava riuscendo un po' a sensibilizzare, a muovere le coscienze in senso positivo. La radio ha rappresentato il momento di aggregazione e ha rappresentato anche la continuità del circolo musicale. Un'ultima domanda, casa vostra, la sua casa di Peppino, adesso è diventata una casa memoria, appunto. In che modo porta ai giovani notizia della vita di Peppino o della sua storia? Cioè è diventata
allora, punto di riferimento anche per gli abitanti di Cinisi? Diciamo di sì, cioè Casa Memoria nasce spontaneamente dopo che mia madre ha fatto la scelta, perché noi facciamo la scelta di rompere definitivamente il fianco. E già è lei che apre le porte a tutti, subito dopo l'uccisione del figlio, noi in quel territorio abbiamo avuto un ruolo importante. Mia madre diceva sempre che di mantenere aperta quella porta, infatti era lei a ricevere le persone che venivano in Veneto da ogni parte d'Italia e del mondo, però poi aggiungeva che la casa, quella che si trova a 100 passi, doveva rimanere chiusa. Questa profezia si è verificata, si basa alla famosa legge 109 sulla confisca dei beni mafiosi, è stata affidata. Vediamo che questa è stata una grande vittoria, nessuno si sarebbe mai immaginato una cosa del genere. Ecco perché bisogna crederci, ecco perché bisogna insistere, perché noi la possiamo sconfiggere. Giovanni Falcone diceva: ogni storia ha come ha avuto un inizio avrà una fine, anche la mafia, così come ha avuto un inizio avrà una sua fine. Il problema è che bisogna crederci, perché se noi non ci crediamo non possiamo andare avanti, se noi partiamo rassegnati non possiamo vincere le battaglie di civiltà e di democrazia, perché la rassegnazione è una cosa terribile. A me le persone rassegnate mi fanno paura, perché sono quelle persone che non hanno bisogno della verità. E quando manca il bisogno della verità non si fa altro che spalancare la porta alla mafia, alla corruzione, al nuovo governo, tutta una serie di cose negative. Va bene, grazie.